Life Social. Ed eccoci qua, questa sera parliamo di un argomento molto molto interessante. Sto parlando di eco printing, ossia una stampa naturale vegetale che si effettua stampando bacche, radici e foglie direttamente sui tessuti. Ne parliamo con Daniela Spinucci, alla quale do il benvenuto. Ciao, buonasera. Allora Daniela, innanzitutto grazie per aver accolto l'invito qui ai nostri microfoni di Radio Roma Capitale. Parliamo un po' di questo eco printing, ma facciamo innanzitutto un'introduzione storica, va bene? Sì, benissimo. Grazie a voi innanzitutto per l'invito. Allora, l'eco printing è una tecnica di stampa vegetale che è stata inventata da un'artista tessile australiana all'inizio degli anni 90. Quest'artista tessile ha scoperto per caso che era rimasta impressa un'impronta di una foglia di eucalipto sul guscio di un uovo di gallina. La sua gallina aveva deposto le uova in un nido fatto di foglie di eucalipto e poi con il caldo umido della cova praticamente era rimasta impressa questa impronta. Da lì ha avuto l'intuizione, quindi ha provato a mettere delle foglie dentro un tessuto di seta, lasciarlo per qualche giorno alle intemperie e ha scoperto che queste foglie stampavano. E ha quindi scoperto questa tecnica e l'ha poi divulgata in tutto il mondo. L'eco printing quindi è una stampa a contatto in cui vengono impresse i colori e le impronte delle foglie, delle radici o delle bacche attraverso la legatura del tessuto su un supporto e poi la successiva permanenza di questo rotolo di tessuto in un ambiente caldo umido, e infatti si devono bollire dentro a una pentola. Possono essere di origine animale o di origine vegetale. Quindi che tipologie di tessuti? Allora, di origine animale sono la lana e la seta, e quelli di origine vegetale sono cotone, canapa, lino, viscosa, ramie e bambù. È un procedimento che si può anche fare in casa, volendo. Si prendono dei tessuti possibilmente non tinti, quindi o colori chiari, o l'ideale sarebbero dei tessuti bianchi, non lavorati, puliti, chiari, quindi non trattati, neanche sbiancati. Se uno riuscisse a trovare magari una seta non sbiancata, devono essere precedentemente lavati, e dopodiché si passa alla disposizione delle foglie. Si stende sul tavolo il tessuto, si dispongono le foglie tintorie. Ovviamente non tutte le foglie tingono, vi posso dare delle indicazioni su quelle più facili da reperire, che sono il noce, l'eucalipto, tutta la famiglia degli aceri, oppure le bucce di cipolla per esempio tingono molto bene. Si spruzza dell'aceto. E vanno sempre bollite, quindi prima? Prima si spruzza sopra dell'aceto, poi si prende o un rametto di legno oppure un supporto di ferro, anche una vecchia lattina di pomodoro magari usata, un po' arrugginita. Si arrotola questo tessuto su questo supporto e si lega stretto stretto stretto, tipo un arrosto. Poi si mette a bollire in una pentola. Per quanti minuti? Per tre ore. Okay. L'acqua in questa pentola può essere un'acqua pulita oppure arricchita con delle cortecce o delle foglie sempre ricche di tannini, che aiuteranno poi ad ottenere una stampa pulita. E quindi non a, diciamo, a sfilare, a sfigurare un po' la foglia in questo. No, assolutamente. Passate le tre ore, si fa freddare questo pentolone, poi si tira su il rotolo e si apre, e da lì c'è poi la magia delle foglie, che avranno lasciato la loro impronta sul tessuto. Sì. Benissimo. E dopodiché, una volta che ha lasciato l'impronta, cosa si fa? Si sciacqua semplicemente. I colori sono stabili nel tempo, ovviamente vanno lavati a mano delicatamente, e si possono poi utilizzare per fare delle sciarpe, delle magliette, qualsiasi cosa. Rivolevo prendere un attimo il discorso dei tessuti, che sono comunque fondamentali, e il tessuto devono essere sempre lavati, e i tessuti di origine animale sono più semplici da utilizzare perché non hanno bisogno di tanta preparazione. Per quanto riguarda invece quelli di origine vegetale, ovviamente hanno bisogno di una preparazione maggiore, quindi devono essere mordenzati. La mordenzatura è proprio un trattamento che viene fatto affinché i colori si fissino poi bene nelle fibre. E come si ottiene? Le mordenzature sempre naturali si possono ottenere o con dei bagni di, per esempio, in latte di soia, in albumi d'uovo, in succhi di frutta tipo succhi d'anguria, succhi di kiwi, oppure dentro a dei bagni con ricchi di tannino. Quindi per esempio la corteccia dell'eucalipto è molto ricca di tannino, oppure le noci di galla. Le noci di galla sono delle protuberanze che crescono sugli alberi di quercia,
sono i nidi di alcuni insetti. Quindi viene fatto un decotto e poi vengono bolliti, per esempio una t-shirt di cotone viene bollita dentro questo decotto e poi viene stampata, e così si riescono ad ottenere delle impronte decise. Sì, esattamente. Molto molto interessante, Daniela. Intanto, se ti va, io do qualche recapito, no, ai nostri amici ascoltatori, sì, che ci stanno ascoltando e anche guardando in questo istante. Se volete contattare Daniela Spinucci, che ci ha parlato oggi di eco printing, di questa tipologia di stampa molto particolare, l'indirizzo è il 338 144 2952. Il recapito telefonico è questo. Abbiamo poi la pagina Facebook, sulla quale io vi invito a mettere un bel like, che è Daniela Spinucci eco printing e stampa vegetale, pagina Instagram Daniela Spinucci, e infine indirizzo email spinucci68@libero.it. Daniela, abbiamo ancora qualche breve istante a disposizione, sì, ti va di darci qualche altra nozione sempre su questo eco printing? Io volevo sottolineare soprattutto che l'eco printing è proprio una tecnica ecologica, e quindi è proprio, nasce per il rispetto nella natura. Quindi eco vuol dire rispettare profondamente la natura. Magari se dobbiamo raccogliere le foglie, cerchiamo di raccoglierle nel momento, magari in autunno, quando sono già cadute, e senza estirpare direttamente dagli alberi o danneggiarli. Bisognerebbe usare per esempio dell'acqua piovana per risparmiare comunque l'acqua. L'ideale sarebbe fare la bollitura magari su un fuoco a legna piuttosto che utilizzare energia elettrica. Il concetto dell'ecoprinting è proprio questo. Dall'ecoprinting, ovviamente, che è la tecnica proprio base, quella di cui abbiamo parlato oggi, poi nasce la stampa vegetale, che utilizza anche le tinture. L'arte tintoria invece è già un'arte antichissima, quindi noi ci basiamo anche sulle ricette proprio della tintura naturale dal Medioevo ad oggi, e riusciamo ad ottenere, ecco, dei colori di base con vari tipi di erbe e di cortecce, quindi che possono essere per esempio le radici di robbia, oppure le cortecce del legno campeggio, oppure la reseda, che sono dei fiori, vari colori, e questo è fondamentale, insomma, per l'ecoprinting, utilizzare solo esclusivamente materiali naturali. Benissimo, Daniela, ci sei molto piaciuta, ti aspettiamo quando vuoi, e complimenti per questa attività interessante. Grazie, davvero. Grazie mille a Daniela Spinucci. Live social.